un filino ingeneroso, perché mettere insieme chi ha fatto la legge sui parchi e chi invece voleva delegificarla, o chi è che ha tutelato le aree agricole, chi invece aveva, cioè metterla tutti uguali, la notte in cui le vacche sono tutte uguali, poi finisce che alla fine non distingui più nulla e poi tra l'altro ti scoraggi. Poi se invece discutiamo del fatto che una cultura sviluppista è stata egemone, quella è un'altra questione. Però la domanda è a voi due, e anche quella di Marco. Ma io comincerei da quella di Miccoli, che mi sembra una bella domanda che ci consente, in parte legata alla seconda, ma ci consente anche di fare un po' di riflessione. Io provo a raccontarla così dal mio punto di vista. Ho una narrazione personale di che cosa sta succedendo, provo a condividerla. Quello che sta succedendo, quello che è successo in questi primi mesi, in questo primo anno, secondo me ha a che fare con una profonda trasformazione della, diciamo, di dove gli interessi forti di questa città si localizzano. Fino a qualche anno fa, fino a 3-4 anni fa, perché anche Alemanno nell'ultimo periodo ha traballato, quindi probabilmente fino alla crisi 2007-2008, perché la prima botta della crisi nel 2007, poi il 2009, diciamo fino al 2007-2008, il sistema, diciamo, dei poteri forti, tra virgolette, a Roma aveva individuato in un mercato monopolistico, se volete oligopolistico, è quello delle aree fondiarie, il principale luogo, diciamo, di scambio. Ed era un patto che secondo me è stato siglato quando c'era Carraro, il sindaco che venne da Milano, ebbe il ruolo di costruire una sorta di nuovo accordo dei grandi poteri che erano le aree fondiarie. Siamo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Sostanzialmente quel patto, con vicissitudini le più diverse, poi con il passaggio delle giunte, però sostanzialmente è rimasto stabile, diciamo, era il terreno, il pavimento su cui poi si svolgeva la politica romana. Negli ultimi 4-5 anni quel patto si è frantumato, si è fratturato. Uno perché appunto il mercato immobiliare, il mercato delle costruzioni è profondamente in crisi, è cambiato. Due, perché si sono aperti nuovi mercati monopolistici, oligopolistici. Energia, acqua e rifiuti a Roma valgono 7 miliardi di euro ed è quello che sta succedendo. Sta tremando la città perché si è frantumato questo territorio su cui si era consolidato il patto precedente, ci sono delle fessure vere e proprie, sono delle zolle che girano e cercano un nuovo assetto, e io penso che qui è il ruolo della politica che è venuto meno, non tanto per aver lasciato, come dire, più o meno soli gli assessori o il sindaco, è che la politica romana non ha capito che sta succedendo questo ed è una cosa di altissimo livello, che chiama in causa poteri forti, ma non quelli locali, che vi assicuro non ci sono, poi magari ne parliamo, però diciamo i poteri forti a cui ci riferiamo in questo contesto. Voi pensate, in un momento di crisi come questo si apre la possibilità di inserirsi in un mercato che vale 7 miliardi di euro e che sostanzialmente è gestito in maniera monopolistica. Scoppia la guerra, ma non locale. Siamo nel centro di una guerra atomica, in cui vengono i francesi, viene De Benedetti, Cossogenia, dobbiamo fare i nomi? Cioè sta succedendo questo, che è normale in una grande città come Roma, solo che la politica non ha capito che deve governare questo riassetto e trovare il punto di coesione tra questi diversi interessi. E forse questa è una occasione unica che Roma sta vivendo, perché ha un sindaco che non è legato attorno a questi elementi e potrebbe essere il soggetto in cui questi interessi si ricompongono, pensando veramente all'interesse pubblico della città. Ma è proprio questo il pericolo, è che ci sia qualcuno che possa riconsiderare tutti gli elementi in gioco e fare in modo che con delle politiche industriali su questi tre elementi, energia, acqua e rifiuti, si stabilisca un nuovo patto
su cui la città costruisce i prossimi 10, 15, 20 anni, costruisce la sua base economica. Ecco, io penso che è successo questo. E il deficit della politica è che bussa alla porta dell'assessore all'urbanistica non avendo capito che sta altrove il problema. E questa è la cosa che mi fa un po' mi fa pensare, no? Sull'insufficienza, diciamo, di un'azione politica in questo primo anno, che non ha saputo interpretare, e ancora c'è forse spazio, ma sta finendo lo spazio, perché da qui a pochi mesi questo territorio sarà riconfigurato e questo patto sarà riscritto. Vogliamo o non vogliamo, essendo noi artefici o non artefici, il patto si riscrive. E questa, secondo me, è una delle cose che noi stiamo subendo. Non siamo artefici, forse, fino in fondo di questa... Poi vedete, sui poteri forti, io non ne ho visti. Questa cosa dei poteri forti degli immobiliaristi romani, si fanno la guerra tra loro. Anzi, diciamo, è più quello che cercano di non far fare all'altro che quello, diciamo, il loro problema è come non far fare all'altro, e certe volte usano l'assessore per questo. Anzi, diciamo che l'attività principale nel rapporto tra i costruttori e l'assessore è cercare di usare l'assessore contro l'altro. Quindi sono debolissimi. E quello che noi stiamo facendo è proprio questo, stiamo cercando anche di dare un segnale in questa direzione. Uno, l'assessore è sempre disponibile, tutti hanno il telefonino, si parla direttamente con l'assessore, quindi senza intermediazione, e questo li manda in bestia un pezzo importante di Roma, ovviamente. Però questo dialogo diretto ha consentito di costruire un clima che per me è importante. L'amministrazione comunale, l'assessorato all'urbanistica, deve fare in modo che dentro le regole, quindi presidiando le regole, tutte le imprese, piccole, grandi e piccole, possono fare in maniera fluida il loro lavoro, fare impresa, creare ricchezza. Non usare gli uffici o l'assessorato per mettere il bastone tra le ruote a questo, a quello. Questa è la vera rivoluzione. Perché tra le cose che vanno in questa direzione è che noi tra ottobre e novembre abbiamo fatto ruotare, a parte che abbiamo cambiato completamente la macrostruttura, l'organizzazione degli uffici, ma abbiamo fatto ruotare tutti i dirigenti. Perché in questo modo di lavorare dei poteri deboli, costruire un canale preferenziale con un dirigente consente di agevolare, no, di far veicolare la pratica più facilmente. Però poi che succede? Che l'altro dirigente che aveva che per ruolo doveva trattare lui quella pratica, nelle conferenze di servizi interne metteva i bastoni tra le ruote, e quindi quella cosa che doveva essere un'agevolazione in realtà si bloccava subito dopo. Io ho delle pratiche che sono del 96, del 97, del 2004, del 2006, cioè la cosa più recente che trattiamo c'ha 7-8 anni. Quindi qual era questo sistema così efficiente? Era tutto inefficiente. Il fatto che abbiamo fatto ruotare tutti i dirigenti, nessuno si è salvato, ha creato lo sconquasso più sconquasso che si poteva immaginare. Io un quarto d'ora prima di entrare in giunta sono stato bloccato, fermato, cioè sembrava che tutta Roma dipendesse da qualche geometra che stavi spostando da una parte all'altra. Però ve la dice lunga su quanto siano poteri deboli. Ed fa un po' specie pensare che la politica sia succube di questi poteri così deboli. Io penso che la vera sfida che noi abbiamo davanti è proprio questa, quella di non considerare questi come soggetti particolari, no? Il palazzinaro romano, il costruttore romano. Io penso che sono una risorsa per la città nella misura in cui la politica non si fa condizionare dal potere forte. Però devo aggiungere una cosa, che in questi mesi ho anche scoperto, che vedete, affermare questo principio delle regole e fare in modo che un costruttore si possa fidare dell'amministrazione perché l'amministrazione fa il suo ruolo e non perché mette i bastoni tra le ruote a quello o a quell'altro,
Se uno legge la vicenda del fosso delle Tre Fontane, Grotta Perfetta, tanto per fare una delle cose che mi ha fatto perdere più tempo quella che tante altre cose, noi cosa abbiamo detto in quel caso? Abbiamo presidiato le regole, cioè noi vogliamo una città in cui io quell'intervento non l'avrei mai autorizzato se fossi stato io a farlo, ma nel momento in cui è stato deciso, nel momento in cui delle imprese hanno fatto degli investimenti, nel momento in cui ci sono famiglie che hanno comprato le case, tu non puoi usare i pretesti per bloccare la città. La pretestuosità rovina questa città tanto quanto il costruttore che usa il dirigente per mettere i bastoni tra le ruote per un altro costruttore. L'amministrazione pubblica sta sempre con la schiena dritta, sia davanti al comitato, sia davanti all'innominato, ovvero a Caltagirone. E per me è identico, è la stessa identica cosa. Se ci sono delle regole e ci sono delle procedure, valgono per tutti. Questo è il modo con cui bisognerebbe, come dire, gestire e fare in modo che le cose si affermino. Poi certo ci sono i furbi e l'amministrazione deve aprire gli occhi, non bisogna pensare che questo non ci sia, però questa condizione di normalità è rivoluzionaria in questa città, però bisogna passare necessariamente da questo spazio. Non so se, Miccoli, se la mia è una risposta politica, però ha questo. E quando in un partito importante come il PD noto una certa assenza rispetto a questo livello di discussione, che è un livello nazionale, un livello internazionale, perché ci sono i francesi che sono coinvolti in questa vicenda, io penso che c'è un deficit politico in questo senso, che non ci aiuta, perché non è un problema, ripeto, del fatto di essere soli come assessore, che il contesto politico è tutto in frantumi, tutto traballante, le scosse vengono da altrove. Piccola chiosa sulla questione della Roma Latina: il 17 luglio dell'anno scorso, 2013, lei troverà una relazione, ormai il progetto era deciso perché era stato finanziato l'anno precedente, era stato accettato dal CIPE l'anno precedente, quindi si stava chiudendo sostanzialmente il finanziamento, troverà una relazione anche a mia firma, su quali erano le condizioni, le prescrizioni che il Comune di Roma dava a quel progetto, non potendolo vietare, perché non era quella la decisione da prendere, ma era semplicemente le prescrizioni da dare alla progettazione. Grazie. Sì, lasciano lui. Sì, anch'io insomma su questa cosa ultima ha risposto Giovanni, no, io... Forte che le due domande, la prima era su appunto se avevamo sentito la pressione e quanto avevano premuto i poteri forti, e la seconda domanda era che eravamo di continuità. La trovo davvero, non so se forse lei è arrivato adesso e non ha sentito la prima parte, non conosce i motivi per i quali Marino ha scelto Caudo o Masini all'urbanistica e ai lavori pubblici, probabilmente è poco informato. Ma ancor peggio credo dire qualcosa sulle ciclabili, perché la cosa per la quale ci fermano per strada è che pensiamo solo ai ciclabili, alle zone pedonali e alle zone 30, pertanto credo che davvero sia assolutamente fuori luogo, perché veniamo attaccati per quello. Abbiamo inaugurato a Monte Ciocci una ciclabile bellissima di livello europeo, se fossimo andati a Parigi a vederla avremmo detto perché non la facciamo pure a Roma, è una ciclabile bellissima di livello europeo, è bene che si dica e si racconti in giro, e altre ne stiamo facendo, malgrado i grandi problemi economici. Rispetto alla domanda di Marco, io credo che siamo in una sede di partito, non sempre i rapporti sono andati nel migliore dei modi, anche perché c'è una grande spinta al cambiamento. La scelta dei cittadini romani attraverso le primarie di scegliere un sindaco come Marino va in quella direzione. Anche, come dire, la grande differenza nelle primarie tra Marino e Sassoli, e dispiace appunto che chi potrebbe far tantissimo dal Parlamento europeo per la città continui a pensare a Roma e continui a pensare a piccole vendette anche squallide, diciamo, in dichiarazioni fuori luogo. Pertanto il lavoro da fare adesso credo è quello di sostenere il sindaco Marino. Sono stati fatti credo degli errori, perché il Partito Democratico è a una parte, diciamo, fortissima nei circoli, una parte sana che può aiutare tantissimo, credo dall'altra parte che anch'io stesso, che
come dire, come deleghe seguo la vicenda CEA, credo che in quel particolare momento, rispetto al coraggio messo in campo da Marini,